Fra la vittoria di domenica scorsa con Tortona e i brividi playoff che cominceranno sabato a Milano, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si è radunata ieri sera nella tradizionale cena di fine stagione al ristorante La Vecchia Cantina, offerta dal titolare Alfredo Giordani e da Gilberto Bavosi dell'omonima macelleria. Ai tavoli del locale di Trebbiantico, radunata l'intera squadra, la società, parte di consorzio di sponsor e il comune di Pesaro, rappresentato dall'assessore Milla Della Dora, che hanno brindato al raggiungimento dell'obiettivo playoff. Il primo mio discorso con Ario prima della stagione è stato coach, ripetere il risultato dell'anno scorso secondo lei era impossibile, tu hai grande esperienza, dai ti prego vieni qua. Ci salviamo, stiamo bene insieme, facciamo un buon anno insieme e così ho detto ok dai andiamo. Siamo riusciti dopo 14-15 anni, non mi ricordo come ha detto lui, aggiungere un obiettivo, entrare in semifinale di Coppa, Supercoppa e nello stesso tempo aggiungere obiettivo o traguardo straimportante questo playoff. Nello stesso tempo nessuno parla molto, ma secondo me è molto molto importante. Abbiamo preso premio per più minutaggi che hanno giocato i nostri italiani, che secondo me vale uguale come le altre due traguardi che abbiamo raggiunto. Sono orgoglioso, nello stesso tempo consapevole, perché sono una persona straesigente, consapevole che gli ultimi due mesi non siamo stati come io volevo, come abbiamo abituato a farci vedere prima parte della stagione nostra tifoseria, ma alla fine guardando un anno complesso, una stagione complessa come è stata questa, assolutamente abbiamo meritato finire in playoff, perché siamo stati solo secondo me una settimana fuori di zona playoff e sarebbe veramente peccato per non finire come abbiamo finito. Con pieno rispetto a tutti gli altri, per Brescia, ma onestamente noi meritavamo molto di più. Repescia ha anche detto la sua sul recente plauso del CT della Nazionale Pozzecco, che in visita a Pesaro ha elogiato la crescita dei giocatori italiani portata avanti dalla VL. Secondo me è un obiettivo che dobbiamo, mai possiamo dimenticare, che dobbiamo dare chance a ragazzi giovani che meritano, che hanno voglia farsi vedere e sicuro rispondono alla grande come hanno risposto nostri, perché hanno contribuito veramente altissimo a livello del risultato che abbiamo fatto e secondo me se facciamo un paragone di valore a tutti loro prima della stagione e adesso non c'è paragone, tutti sono cresciuti, valorizzati in modo giusto e speriamo vanno avanti così. Fra chi è cresciuto tanto c'è senz'altro Riccardo Visconti, che ha analizzato momenti delicati dell'annata e riscatto della squadra. Siamo stati magari per un periodo un po' sfiduciati per le cose che ci avvenivano, no? Delle partite perse nel quarto quarto dove vedevamo gli avversari segnare ogni azione. Quello sicuramente ci ha un po' fatto perdere di fiducia, ma non ci ha mai fatto sfilacciare. Io credo che la partita, ripeto, proprio per come è avvenuta la situazione della sconfitta anche di Brescia, per come è arrivata anche con la differenza di tempo, ci ha dato tanta fiducia, tanto entusiasmo, e credo che sia importante per goderci questo momento, perché alla fine ce lo dobbiamo godere, soprattutto oltre che giocare. Sorrisi per l'obiettivo raggiunto, bilanciati dal giusto grado di tensione agonistica in vista di Milano. Conosciamo, sappiamo la squadra che sono una squadra molto lunga, ricca di talento, ricca di talenti e niente, noi ci dobbiamo semplicemente preparare al meglio, che è quello che stiamo cercando di fare da tutto l'anno. Poi ovviamente in alcuni momenti siamo andati meglio, in altri siamo andati peggio, però penso che il nostro obiettivo in questo momento sia quello di prepararci al meglio. Sappiamo che sarà una partita molto fisica in cui dovremo stare concentrati per 40 minuti, perché se con una squadra normale un errore lo paghi una volta, con Milano lo paghi due o tre, e quindi siamo molto ben consapevoli di questo, dobbiamo stare molto concentrati e darci di fisico. Non c'è nulla da perdere, c'è tanto da perdere, ogni partita palla rotonda, si gioca in cinque sul campo, sicuro loro sono una squadra molto più profonda, molto più
molto più ricca, ma non andiamo sicuro con bandiera bianca, consapevoli che sarà dura, ma andiamo a lottare, dare tutto che possiamo fare, vediamo cosa esce fuori. Dobbiamo essere pronti da palla 2, concentrati, rispondere con fisicità, che dove sono veramente più forti, tutte le palle vagante dove dobbiamo essere concentrati, rimbalzo dove uguale all'ultima partita abbiamo sofferto perché Tortona ha preso 16 rimbalzi in attacco, tante cose, piccole cose che alla fine decidono come va una partita.